Avete regalato nel finale un sorriso al presidente, alla piazza, dopo insomma una partita trepidante, no? Un 3-0 che era difficilissimo da digerire. Cosa è accaduto prima e cosa vi ha dato la spinta dopo per fare questa rimonta? Ma sicuramente la gioia della rimonta è tanta, quindi ci ha addolcito un po' questa giornata. Durante la partita, diciamo, ci sono stati, credo, sui 50 minuti, 60 minuti eravamo un po' contratti, abbiamo pagato un pochino, forse non so se il tanto pubblico ha corso qui al campo, abbiamo pagato un po' di errori collettivi, quindi siamo andati sotto sul 3-0. Però in campo, dico la verità, non c'è mai stata quella sensazione di aver mollato, cioè la squadra non ha mai mollato e quindi siamo riusciti a riprendere questa partita. Adesso si deve lavorare sugli errori, soprattutto che sono stati commessi perché siamo andati sotto sul 3-0, e però ripartire anche dall'ottimo carattere, dall'ottimo comportamento che c'è di squadra. Antonio, a te. Sì. Ecco, tu parlavi di carattere, di squadra ed altro, ma la sensazione che abbiamo avuto che eravate timorosi, impacciati e presi un po' alla sprovvista da quello che era l'atteggiamento tattico in campo del Lecce. Ecco, la domanda è questa: avevate preparato la partita in un altro modo, Riccardo? No, non credo. La partita credo è stata preparata nei modi giusti e negli atteggiamenti giusti. Ripeto, non siamo riusciti, soprattutto nel nostro gioco, non siamo riusciti ad uscire palla al piede come è solito nostro. Abbiamo lanciato tanti palloni. C'è stato un po' di, non so se poi possiamo chiamarlo timore, ma c'è stato un po' di tanti errori anche tecnici, quindi purtroppo abbiamo pagato questo, si è pagato questo qui, e quindi possiamo andare sotto sul 3-0, una partita complicata poi da riprendere. Bisogna lavorare perché la prima giornata di campionato, sappiamo che il campionato di Serie B è molto complicato, è lungo, e adesso ci saranno 18 giorni per lavorare sugli errori commessi. Ecco, tu dicevi un campionato molto lungo, lo conosciamo e così via. Tu c'hai una vasta esperienza, pur non essendo anziano, specialmente degli ultimi campionati, ne hai giocati 4-5 consecutivi. Mi dici, Tonio, questo Benevento, se secondo te, dove, Antonio, può arrivare, cosa può fare? Ti interrompo, ma non riusciamo a sentire bene, se si può alzare il volume. Sì, adesso mi sentite, Sonia? No. No. Ora sì, Antonio, vai. Sarò velocissimo nel ripetere la domanda. Riccardo, tu hai disputato almeno 4-5 campionati consecutivi di Serie B, gli ultimi, quindi hai una certa esperienza pur essendo giovane. Vedendo questa squadra con la quale vivi dall'inizio del pre-ritiro, dallo scorso 2 luglio, ecco, che pensi, che cosa possa fare, che ruolo possa recitare e dove deve crescere? Ma sicuramente può ambire in alto, perché comunque abbiamo un'ottima rosa, oggi anche nei cambi abbiamo dimostrato di essere una rosa ampia e forte. Il campionato di Serie B è molto molto complicato, non bisogna mai fare programmi perché è lungo, quindi bisogna lavorare, lo specchio è quello di questa partita di oggi. Siamo andati sotto 3-0, l'abbiamo anche rimontata, quindi bisogna lavorare e basta. Credo in quest'anno sarà molto complicato e non bisogna fare programmi.